Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video recensione. Oggi voglio parlarvi di una nuovissima uscita di NYX Cosmetics. Sto parlando dei gloss. Dopo gli anni passati in cui abbiamo portato labbra esclusivamente matte, c'è stato il boom dei rossetti liquidi, delle matite applicate su tutte le labbra al posto del rossetto. Adesso sto notando che stanno tornando di moda i gloss e le varie case cosmetiche piano piano stanno lanciando appunto le nuove linee di gloss. NYX Cosmetics ha lanciato una grande linea di gloss, ho già detto gloss un sacco di volte, e oggi voglio recensirveli. Questo prodotto costa 8,90€ è acquistabile sul sito di NYX Cosmetics negli store oppure nei vari negozi online che appunto rivendono il brand. Questa linea ha 9 tonalità che sono formulate in 3 finish diverse, quindi in totale sono 9, 18, 27 gloss. Mi spiego meglio. Ogni singolo colore lo potete trovare in 3 diversi finish. Uno si chiama gloss, come lo chiamano loro, che è praticamente, diciamo, il lucido labbra classico, quello che ha un po' di colore di base, però diciamo è solo lucido. Il secondo finish è leggermente glitterato, quindi diciamo che è il solito gloss, però che contiene un po' di glitter e lo chiamano shimmer. Il terzo finish, diciamo che più che un gloss, sembra un lip topper, cioè loro lo chiamano glitter. È praticamente come se fosse un topper labbra completamente glitterato. Ognuno di questi finish può essere utilizzato sia da solo come un semplice gloss, sia sopra a una matita o a un rossetto, appunto come lip topper. Il packaging è questo qui, che è praticamente il classico dei loro lip lingerie. Infatti il gloss si chiama Lingerie Gloss, non so se ve l'ho detto, il prezzo è di 8,90€, credo di avervelo già detto. La cosa che secondo me hanno sbagliato a fare, perché credo creerà molta confusione in chi acquista il prodotto, ma soprattutto per i commessi che poverini devono mettere a posto il negozio, è che hanno dato lo stesso nome a ogni colore per ogni finish. Cioè, mi spiego meglio, questo qui si chiama Shine e è nel finish Gloss. Lo stesso lo trovate con il nome Shine nel finish Shimmer e nel finish Glitter. Quindi quando acquistate il gloss su internet o in negozio, state attenti perché lo stesso prodotto ha lo stesso nome nei diversi finish. Controllate sotto appunto che ci sia scritto il nome del finish, in questo modo non sbagliate a prendere il prodotto. I colori credo siano davvero molto belli, come selezioni colori hanno fatto un bellissimo lavoro, sono tutti nude, non vi aspettate colori particolari, non c'era neanche un rosso, un fucsia, cose stravaganti, sono tutti colori nude. I colori che ho preso io sono 4 e adesso ve li faccio vedere in dettaglio, poi vi parlo di che cosa ne penso del prodotto. Il primo colore che ho preso è Shy nel finish gloss ed è un colore molto molto chiaro a base rosata. Il secondo è Bear With Me ed è nel finish shimmer. Questo qui è un nude rosato leggermente più scuro del precedente che contiene dei micro glitter. Il terzo si chiama Sable, anche questo è nel finish gloss ed è un nude, diciamo, di media intensità a base marrone. Il quarto ed ultimo, ma non per importanza, si chiama Euro Trash, anche questo è nel finish gloss e questo è un nude a base rosata ma medio scuro. E questi sono i 4 colori che ho acquistato io. Indosso in questo momento l'ultimo che avete visto, che si chiama Euro Trash. Questi gloss solitamente li indosso sopra a una matita o sopra un rossetto, semplicemente perché le mie labbra sono piccoline e non definite, quindi prima mi piace definirle con una matita o con un rossetto e poi appunto ci applico sopra il rossetto. Oggi, visto che stiamo parlando in dettaglio di questo prodotto, l'ho applicato così, senza appunto mettere nulla come base. Per quanto riguarda i colori che ho io, l'unico che non mi piace è il colore più chiaro e mannaggia, perché secondo me il colore è davvero bellissimo. Il problema è che molti dei colori molto molto chiari, quando li applicate, fanno quelle classiche striscette che fanno vedere sia le pellicine sia le pieghette delle labbra, cosa che a me non piace perché, non lo so, danno un effetto brutto sulle labbra. Il colore è bellissimo, purtroppo danno questo problema. Se avete delle labbra estremamente carnose e per nulla secche, non avete una minima ombra di pellicina, probabilmente questo colore non vi darà
il problema che ha dato a me. Se avete delle labbra normali, quindi magari ogni tanto si fa qualche pellicina, ce l'avete secche in alcune zone o comunque hanno delle pieghette all'interno, probabilmente questo colore vi darà questo problema. Per quanto riguarda gli altri colori non ho riscontrato nessun problema, secondo me sono davvero molto molto carini, infatti li sto indossando tantissimo, specialmente il colore Eurotrash, che è quello che indosso in questo momento, mi sta facendo impazzire. Secondo me è davvero bellissimo, è come se fosse il mio colore di labbra leggermente più acceso e non lo so ragazzi, mi piace tantissimo, ovviamente a gusto personale, però ho trovato la formulazione essere la qualità essere la stessa in tutti e tre i gloss, in tutti e quattro diciamo, a parte il colore chiaro che vi ripeto dà quel problema. La cosa che ho notato è che i gloss nella formulazione gloss sono molto luminosi. Più andiamo verso la formulazione glitter, meno luminosi sono. Cioè, la cosa che non mi piace molto, cioè che avrei preferito diversa nella formulazione shimmer, è proprio che non c'è la stessa luminosità nei gloss che non hanno i brillantini. In quella invece glitter, non ho preso glitter perché sinceramente non mi ispiravano tantissimo, non cercavo un lip topper glitterato, io volevo proprio il gloss lucido, quello classico che portavamo tantissimi anni fa. E appunto la cosa che ho riscontrato in questo qui che contiene glitter è che è meno luminoso del gloss che non contiene glitter. Se prendete quello glitterato, quello che contiene solo glitter, la luminosità lì è ancora di meno, cioè quasi impercettibile. Tenetelo a mente se cercate appunto un lucida labbra che sia lucido. Per quanto riguarda la durata, credo sia buona. Ovviamente nei gloss non possiamo aspettarci una durata di, non lo so, 6 ore. I gloss dopo circa 3-4 ore, se ci siamo attenti, dobbiamo riapplicarli. È una cosa normalissima, ve lo ripeto sempre, più ciò che applichiamo sulle labbra è cremoso e lucido, più andrà via prima, è normale. Una cosa lucida, cremosa, non può attaccare alle labbra come un rossetto liquido che è estremamente asciutto. Non troveremo mai, credo, un gloss che duri più di 3-4 ore. Se mangiate, ovviamente vanno via. La cosa positiva di questi gloss che ho notato è che non vanno fuori dalle labbra, cioè anche applicandoli da soli, cioè il colore all'interno del gloss non se ne va in giro fuori dal bordo e rimane diciamo lì dove lo avete applicato. Un'altra cosa estremamente positiva è che quando parlate non danno quelle lineette classiche dei gloss super mega appiccicosi. Questi qui li sentite che attaccano bene alle labbra, però hanno fatto un ottimo lavoro perché se io faccio questo sento che il gloss è appiccicoso, ma le due parti sulle diverse labbra non si vanno ad attaccare insieme facendo quei bruttissimi fili di gloss che personalmente odio. A molti piace avere la sensazione di gloss estremamente appiccicoso, personalmente a me non piace molto, vi ripeto, è semplicemente una preferenza personale, però secondo me è una cosa positiva, poi valutate come sempre voi. Secondo me questo prodotto è promosso, state attenti al colore più chiaro, vi ripeto, perché fa quello scherzetto lì. Ci speravo che non lo facesse perché secondo me il colore è veramente bellissimo ed è un vero peccato. Comunque magari lo applicherò leggerissimamente al centro delle labbra quando porto un rossetto molto chiaro e voglio renderlo un po' più lucido. Fatemi sapere se anche voi avete acquistato questo prodotto e che cosa ne pensate. Se il video vi è piaciuto o vi è stato utile, ricordatevi di spolliciare all'insù o di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!